Salve gente, sono Larus ed eccomi qua in una nuova battaglia di Shogun 2 Total War Fall of the Samurai su rovine di Yoshiyama. Io sono il Larus col mio generale contro il Demon Prince Aezek Ahriman, che nome strano. È una battaglia disputata il 18 marzo 2013 con io che utilizzo Fall of the Samurai, il mio avversario che utilizza Shogun 2 Liscio, ovvero unità del 1600 contro l'unità del 1800, capitanate da me. Questa battaglia qua è stata a fondi piccoli ed era una battaglia abbastanza veloce. Difatti, possiamo subito vedere che il grosso del mio esercito è abbastanza piccolo, ci sono solo due unità di fanteria orso nero, tra l'altro lisce, col mio generale, Sir Larus. Poi possiamo vedere dei cannoni Parrot e la mia cavalleria con carabina di grado 4. Cannoni Parrot invece lisci. Il mio avversario, quello che si può vedere del suo esercito, è poco. Si può vedere dei cacci con katana. A proposito, scusate, lui ha Fall of the Samurai anche lui, però utilizza unità corpo a corpo. Utilizza cacci con katana, 3 unità, e dei cacci con arco, sempre 3 unità. Un po' troppe le unità con arco. E poi tiene la cavalleria nel bosco che non ho ancora deciso di mostrare. Io voglio subito conquistare questa zona qui, perché non volevo mandarmi un po' troppo avanti. Se mi mandavo qui, magari la cavalleria poteva attaccarmi subito. E più che altro volevo posizionare i cannoni qui, anche se c'erano gli alberi che colpivano. Intanto non importa, è una buona posizione. Poi anche qui ho una buona linea visiva, perché se vado troppo avanti c'è la collina in mezzo e rischio di non beccare a pieno tutte le sue unità. I cannoni li metto in posizione, la cavalleria ha deciso di nasconderla, non l'ho ancora mostrata nemmeno inizio partita, e il generale lo lascio sempre col mio esercito. Ok, visto che non volevo mostrare la mia cavalleria, i cannoni Parrot ci mettono un casino e non volevo nemmeno spostare la mia fanteria fuori posizione, mando il mio generale, Sir Larus, a conquistare la casa colonica, che aumenta la resistenza e la velocità di movimento. Ovviamente non è che serve un granché in questa battaglia, ma è solo per prenderlo, perché intanto era lì, non prenderlo, non capisco perché, poi metti caso se lui voleva prenderlo dopo, andava comunque bene. Poi intanto c'erano tanti dojo in questa mappa. Ce n'è uno qui, che è la bottega, che doveva conquistarla, secondo me. Poi c'è anche qua il dojo dei spadaccini che ha conquistato, ovviamente, se no sarebbe uno stupido. E poi qua c'è anche il santuario, che doveva anche conquistarlo, secondo me. Doveva conquistare tutti questi dojo qui prima di sferrare un attacco. Qua vediamo lì il suo generale che lo sposta, non so bene dove. Intanto io metto le mie unità in posizione e le faccio camminare perché sono un po' senza fiato. Decido di spostare i miei cannoni Parrot un po' più avanti perché lì dietro non mi fidavo tanto, volevo colpire le unità del nemico. E lui si è messo dietro questo bosco, che ha fatto bene perché i miei cannoni non possono sparare a pieno regime e quindi non era tosto che. Decido di spostare il generale nel bosco, ma forse non sa, forse l'ha fatto per non farsi colpire dai cannoni, però forse non sa che nel bosco il generale comunque si vede, l'unica unità che si vede in qualsiasi situazione, e quindi non so quanto gli conveniva. Lui decide di tenere tutta la sua fanteria nel bosco in modo che così i cannoni lo prendessero, e lui continua a spostarsi in tutto questo crinale, possiamo dire. E io non sono per niente preoccupato se lui vuole farmi un attacco alle spalle, perché lui è un generale di Bushido, quindi molto specializzato nel corpo a corpo, ma non avevo problemi. Io decido di sparare un po' le sue unità, anche qua nel bosco, intanto le prendo comunque perché anche se non miro proprio a loro, riesco comunque a beccarle. Qua decido di fare una carica, non sapendo che ci sono queste unità di cavalleria con carabina. Difatti è stata una scelta che rimpiangerà tra poco. Tanto continuo qua a sparare, faccio un po' di vittime. Le mie unità di cannoni non so quante
morti hanno già fatto. Non so. E qua finisce un po' male il suo generale, perché non ha ancora visto immunità, però tank una bella raffica. Mando anche il mio generale in ausilio, perché il mio generale è un fuciliere. Va nel corpo a corpo, ma ci arriva veramente malconscio, faticato e con gli uomini dimezzati. Poi le mie unità sono veterane, quindi faccio un attacco col generale e muore. Mi ha ammazzato solo due uomini e ha pure perso il suo generale. Proprio sprecato. Non importa per lui perché intanto ha Il loro unità generale è molto morto! potenti. Molto potenti a livello di morale. E quindi non mi preoccupo. Visto che ha perso la sua cavalleria, o almeno quella che mostra, ma visto che è una partita a fondi piccoli non dovrebbe esserci tanta cavalleria, inizio a spostare il mio esercito. Io voglio tenere dietro la formazione il mio generale, in modo che così possa sparare da dietro le unità. E decido, visto che fa un rush, di piazzare l'unità in formazione a due linee, in modo che la linea davanti possa sparare. E così, se viene caricata dalla fanteria nemica, quella dietro possa sparare alla fanteria che carica appunto a quella in prima linea. È una tattica molto utile contro i rusher, e difatti la sfrutterò abbastanza bene. Posiziono il mio generale in modo che possa accerchiare le unità. E quindi lo tengo qua dietro, pronto per sparare. I miei cannoni non riescono a sparare a pieno regime, ma non è un problema. Per me l'importante è fare delle vittime, che ne faccio veramente tante. E sta per entrare in formazione. Porto il mio generale pronto a sparare. E questa unità qui è già subito alla prima raffica, si ritira quasi e scappa adesso. Le unità sono un po' Signore, stanche perché temo hanno che il fatto tutta la vostro loro generale mappa corra un pericolo e mortale. quindi non è tutto sto che per loro. Sono col morale a terra, però stanno per arrivare le mie unità perché comunque sono tanti i samurai con i loro samurai. E quindi oltretutto si sono messi in doppia fila in modo che la fila dietro non prenda i colpi. Annientò le due unità di Kachi, però ne rimane un'altra. Qua non rimango tanto preoccupato, mi concentro più che altro sugli arcieri. E anche se loro vanno di corpo a corpo, ci sono unità comunque dietro che riescono a sparare, non è questo un problema. Poi sono dimezzati e non è assolutamente un problema per me. Sono stanchi, molto stanchi, e quindi non è un problema. Metto per sparare alle unità. Io mi metto nel bosco perché sono tante, veramente tanti i loro arcieri. Tra i colpi di carabine e tra i cannoni, loro rimangono atterriti. E la mia unità di Orso Nero fugge, ma riesce anche a far fuggire la sua unità di fanteria con katana. Spara con delle frecce infuocate, ma io sono nel bosco, non mi fa tante Avete vittime, ma trionfato sul intanto nemico! la partita è già decisa. È stata una partita bella, devo dire, perché alla fine è stata bella dalla mia parte, forse dalla sua non tanto. Non doveva sprecare il generale subito così, non doveva mettere tante unità di arcieri e doveva puntare un po' di più sulla cavalleria, secondo me. Perché se riuscivo a puntare tanto sulla cavalleria, potevo farmi delle tattiche di accerchiamento. Perché ovviamente io, avendo un cannone, la mobilità del mio esercito è molto limitata. E quindi di solito punto sempre su un'unità o 4 di cavalleria abbastanza potenti. State tranquilli, la puntata non finisce qui. C'è un'altra battaglia in serbo per voi. Ed eccoci nella seconda battaglia di oggi. Siamo sul passo su di Yosui. E sono io, Larus, con un esercito di Fall of the Samurai contro Alatar Novska. Siamo Shogun nuovo contro Shogun vecchio, quindi Fall of the Samurai contro Shogun liscio. Stata una battaglia disputata l'8 marzo e era a fondi medi. Però era una battaglia abbastanza interessante perché posso vedere come spesso non è che in un gioco di strategia come Shogun conti solo il fare delle buone tattiche, ma bisogna anche essere moralmente
fermi. Qua possiamo vedere subito i nostri eserciti che io ho fanteria imperiale di grado 1, 2, scusate. La mia fanteria orso nero, che non è nera, però è gialla, di grado 5. Fanteria orso nero di grado 4. Fanteria orso nero di grado 4 ancora. E dietro i miei lancieri di leva classici per unità tampone. Poi ho Sir Laros, il mio generale. E poi dopo c'ho tre cavallerie. Due cavallerie di carabina. Una di grado 3 e una di grado 2. Poi Kikongyari di grado 3. Poi i miei cannoni Parrot di grado 4. Mio avversario ha un esercito molto più grande del mio. Ha tantissimi, veramente tantissimi arcieri a Shigaru con arco. Ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troppi secondo me. Lisci. Poi c'ha altrettanti Kachi, cioè Ashigaru con moschetto a miccia. Che se ne vedono 4, o no, 3, 3. Mi pare che ce ne siano altri nel boschetto. Poi altri Ashigaru con arco. E Ashigaru con arco. Tantissimi Ashigaru con arco. E tantissimi samurai con katana. Poi c'ha cavalleria leggera, secondo me inutile. Cavalleria leggera, cavalleria leggera. E poi il generale di grado 2. Partiamo subito. Questa mappa qua non è tanto un granché per il mio tipo di esercito, avendo fucili. Tutte queste colline qua sono un grande svantaggio. Quindi io voglio subito puntare a conquistare la collina. La sommità della collina, così riesco a sparare a pieno regime alle unità del nemico. Sposto subito la mia cavalleria. La mostro, intanto non è un gran problema. Piazzo anche i miei cannoni qui. Anche se non riescono a sparare tanto bene, però meglio sparare pochi colpi che non spararle per nulla. Se no ci metto troppo tempo a muovermi. Io vado subito aggressivo, non devo lasciargli conquistare la collina, quindi anche se tante unità corpo a corpo non mi importa. Voglio conquistare quella collina. Sposto la mia cavalleria qui, ma vedo che sposta tutti questi arcieri, anche se ho delle unità di cavalleria che possono fargli veramente tanto male. Lui ha comunque 6 unità di Arshigaro con arco, che sono all'incirca, metti caso, 80 uomini per unità, sono più o meno 480 arcieri su questo lato. I 480 arcieri sono veramente tanti, saranno contadini, ma sono comunque tanti. Quindi decido di caricare subito e di caricare proprio brutalmente. Lui dispone tutte le unità di arcieri in modo che possono spararmi. Io decido di fare il rush completo, ma è comunque molto difficile, perché spara veramente tante, tante, tante frecce. Veramente un casino. Lui decide di fare subito, mettere tutti questi arcieri qua davanti, e punta il generale a sparare, attaccare il cannone. Sì, dico, boh, può attaccarmelo, però io non voglio che lui mi attacchi subito il generale. E poi intanto c'erano queste unità qua che iniziano a lampeggiare perché erano veramente troppi questi arcieri. Quindi decido di arretrare un Signore, attimo temo che il e vostro lasciarli, generale intanto corra un sono pericolo fuori mortale. formazione. Sposto anche il mio generale per attaccare il suo generale, perché se me lo manda dietro la formazione va benissimo. Non è il fatto di utilizzare il generale per attaccarmi i cannoni, perché i cannoni può anche distruggermeli, ma se lui fa un esercito di soli Yashigaru e poi dopo lo manda in mezzo alla mia formazione, è un po' stupido. Poteva mandare la cavalleria leggera, che magari è un po' più veloce. Lui manda tutte le sue unità di arco a sparare. Io posiziono meglio tutte le mie unità, in modo che così posso anche conquistare i vari doji. E così riesco anche a prendere un po' di morale in più. Col santuario, anche con gli spadaccini, così che riesco a toglierlo. Qua riesco a annientare tutte le sue unità di arco. Non è stato difficile, però ce l'abbiamo fatta. Arriva quasi ai miei cannoni, ma non è un problema per me. Intanto non è assolutamente un problema. Lui fa una cosa abbastanza strana, non sono riuscito a capirla. Vuole attaccare con la cavalleria leggera i miei fucili, cioè andare davanti ai miei fucili con la sua cavalleria leggera. È una cosa un po' strana, non l'ho tanto capita. E difatti possiamo vedere che io metto intanto le mie unità di lancieri da leva davanti per bloccare il più possibile la sua cavalleria. Poi
Quindi mi fa sì la carica che fa un po' male, però non ce la fa per nulla. Arriva i cannoni, sì, ammazza quella persona, però lo stermino proprio. Arrivo con la mia cavalleria, finalmente con carabina ai lati, e gli sparo da dietro. E va bene per me, non così. Niente gli Ashigaru con moschetti a miccia che potevano essere un problema per me. Li carico nel corpo a corpo. Lui continua a sparare le frecce. Sì, sono tante frecce, però alla fine non è che mi fa tutto questo male. C'è un po' questa collina qua che fa un genera un po' di bug nella linea visiva, perché i miei uomini in teoria possono sparare, però siccome sono c'è un po' di collina, alcuni possono, alcuni non possono, non sparano definitivamente. Spreca la sua cavalleria leggera e anche il suo generale. E qua quindi decide di spostare il mio generale, che è un fucigliere, per sparare tutte le sue belle unità di arco che mi stavano veramente dando di dove non batte il sole. Quindi sposta indietro le sue unità e fa. Si ritira dalla battaglia. Non capisco perché. Poteva ancora continuare a lottare, sì, aveva tutte quelle unità di da rush che poteva utilizzare, poteva fare un rush completo, però non l'ha fatto. Ha sprecato veramente il male le sue unità, oltretutto si è ritirato. Vittoria eroica. È stata una partita molto facile. Sì, aveva tutte quelle quegli arcieri che mi davano un po' problemi, però alla fine poco importa. Ci ho fatto vincere e ricordate, non puntate troppo sugli arcieri, perché in queste due battaglie abbiamo visto persone che hanno fatto solo l'esercito di arcieri. Se fate Shogun vecchio oppure fate Shogun nuovo però con unità di corpo a corpo, puntate. Fate un'unità poche di arco, perché alla fine l'arco serve solo per la fase pre-battaglia o per dar supporto a certe unità, non servono nella mischia. E metti caso, già solo contro la cavalleria non ce la fanno. Vanno bene contro qualsiasi unità a distanza, però il corpo a corpo non ce la fanno per nulla. Doveva puntare un po' di più sulla cavalleria, non doveva sprecare il generale così, perché aveva solo unità di Ashigaru. E oltretutto doveva tenerlo in formazione il generale. E non doveva farmi conquistare questa collina qui. Che se non la, se la conquistavo lui potevo anche perdere io. Quindi è stata vittoria eroica, per questa puntata è tutto, oggi ho deciso di fare due battaglie perché erano abbastanza veloci queste due battaglie, quindi ci sentiamo alla prossima gente, da Laros è tutto, ciao!